Chiamata in linea, pronto? Buonasera. Andrea, sono Zandegu, sono. Buonasera, ciao Maurizio, Maurizio. Ben trovato. Non potevo non entrare in merito a quello che sto vivendo anch'io assieme a voi. Intanto saluto Stefano, Simone e Guido. Ciao Maurizio. E con Stefano spesso ci incontriamo al campo, perciò sappiamo bene quante difficoltà stiamo superando per dare delle risposte concrete alla società. Nelle parole che ho seguito con attenzione nella trasmissione si evidenzia sempre di più che il signor Sergio Schiavone deve prendere di nuovo in mano la società. Non c'è nulla da fare. Le mie parole in questo momento qui sono di un'amarezza incredibile, perché specialmente nei confronti di Monaco, del suo staff tecnico e dei suoi ragazzi, che hanno dato dimostrazione sino ad oggi, al di là della sconfitta sicuramente meritata di sabato scorso ad Ascoli, in cui non ci sono, giustamente, come ha detto Simone, alibi, però noi dobbiamo salvaguardare questo giocattolo, che sicuramente è un giocattolo ancora che si può salvare, ad una condizione che una volta per tutte ci siano delle regole precise da parte di una società. In questo caso mi auguro che Sergio Schiavoni ascolti le mie parole in questo momento e faccia fronte ad un intervento forte legato alla salvaguardia del calcio nella Dorica. Senti, la mia voce è molto emozionata in questo momento perché vivo costantemente la realtà nostra dell'Ancona con tanta passione, e so che stiamo lavorando per dare un futuro sicuramente importante a questa città per quanto riguarda i giovani, e Stefano è uno di quelli che si sta adoperando in merito, però dalle sue parole noto anche da parte sua tanta amarezza. Bisogna essere più considerati. Il futuro di una società di calcio è basata esclusivamente sulle fonti di investimento nei confronti dei giovani, se no non c'è futuro. Poi a Simone gli dico, intanto è un caro ragazzo, è un caro amico, e di assieme al mister, perché in questo momento vedo che poche sono le forze che realmente possono concentrarsi sull'aspetto positivo, di fare un ulteriore quadrato, di dimenticare in fretta la cessione di Maurizio Nassi, per me deleterio al massimo, come è già stato evidenziato poc'anzi. Perdere il 50% della forza d'attacco sicuramente sarà molto difficile da recuperare, però Monaco ci ha dimostrato in questi anni, lui e il suo staff, di saper affrontare tutte le difficoltà. E facciamo un patto, giocatori, tifoseria e allenatore, e poi vedremo se la società sarà in grado di riuscire ad entrare in questo contesto. Dobbiamo scendere in casa contro il Parma, è venerdì sera, con tanta di quella cattiveria, come diceva prima Stefano, quella cattiveria giusta di voler mettere sotto comunque l'avversario in qualsiasi modo, perché tanto il calcio non è fatto da signorine, ma che si possa ritrovare questo tipo di unità. E allora avremo ancora la forza di non definitivamente rompere un giocattolo così bello. È dura, infatti sì. Arrivano anche degli SMS, insomma, che apprezzano questo intervento da parte tua, sicuramente che dimostra tutta la passione, tutto l'affetto, tutto l'amore con cui svolgi, e come te anche lo stesso Fontana, tutti gli altri che svolgono il lavoro quotidianamente per l'Ancona, ma soprattutto il grande amore verso questa squadra e verso questa città. Non possiamo far altro che sposare in pieno, almeno dal mio punto di vista, ma credo dal punto di vista di tutti noi, almeno che siamo qui, di sposare in pieno il tuo appello, proprio per fare in modo intanto che sul campo la squadra abbia al massimo del sostegno possibile, cercare di essere un tutt'uno per fare in modo che poi chi vada in campo riesca a dare sempre il meglio, augurandoci che allo stesso modo chi ha le possibilità, chi di dovere, faccia anche il suo sforzo
per salvare quello che in questo momento è un patrimonio di una città intera, di una città che in questo momento si sente un po' tradita, un po' tanto forse, da quello che sta accadendo. Grazie Andrea, perché mi hai dato modo di recuperare un po' il filo meno emozionale. Certo. Ti ringrazio. Grazie a te, grazie mille a Zigo Zago per questo intervento.